Allora, mi sa che un po' altino il volume. Ok. Inizia così senza neanche uno straccio di storia. Ah no, dai. Io dato mi guardo il filmato. Finalmente io, il grande Neocortex, ti ho messo alle strette. E ora il colpo finale! Taci, babbeo. Rassegnati, Entropy, sarà un fallimento! Di nuovo! Almeno io e Uka Uka ci proviamo a evadere da questa prigione. Non starò qui un altro decennio ad ascoltare tutti i tuoi vaneggiamenti. Il modo in cui mastichi. È morto? Lascialo, ormai non ci serve più. Un grande potere si è risvegliato. Crash! Temo preannunci un evento di proporzioni cataclismatiche. Proviene dal picco di Insanity. Presto, andiamoci! Crash! 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 Ciao, Ivan! Ah, si inizia proprio così de botto. Già doppio salto, già tutto. Ciao Ivan, ciao Metalzarco, ciao a tutti ragazzi. Minchia, si tratta bene il Crash nazionale. C'ha il frigobar, il cocktailino. Il sombrero, quindi ha messo incinto qualcuno, è andato a prenderselo in Messico. Mi dite per favore, voi che siete qua, come sono i volumi? Se mi dite come vanno i volumi, eccetera. Comunque, ho tutto sbloccato praticamente. Un pelo alto forse. Ma devi dirmi quali, Ivan. Voce o gioco? A me vanno bene. Ok. Io in cuffia li sento. La musica è sopportabile. Cioè, è sopportabile, sento bene. Beh, mi direte man mano. Sentite, io pensavo tipo ci fosse tipo un'introduzione più lunga, volevo guardarmela, ma visto che si comincia già così a bomba, io intanto andrei, eh. Tanto c'è altro che livelli da fare in sto gioco. No! Il cappellino. No, vabbè. Quattro casse, ma così subito de botto? Il cinghiale da tartufi. Centoquattro. Un numero molto interessante. Molto, molto interessante.
Presto, andiamoci! Ma si comincia subito così de botto. Ah, che carini! C'è l'indicatore di dove sono in salto, guardate. Così è più facile sapere magari in quale cassa atterrare. Ciao Mauro! Buona domenica, buon pomeriggio. Io già nel primo livello avevo mancato una o due scatole. Oddio. Beh, per essere il primo livello 104 sono tantissime. Subito così debotto. Oh, meraviglioso. Il gioco ti fa capire immediatamente che bestemmierai. Ciao Ama, aspetta che ti metto in risalto. Ok, così ti vedo con lo stemmino. Ciao Derzorn. Sì, hai lo stemmino, così ti vedo. Infatti, avevo visto una gemma. Primo livellino bonus. Anche i frutti valgono per le gemme qui, quindi non devi perderne troppi. In che senso? In che senso? C'è qualcosa lì sotto? Adesso non si vede, quando torni poi nel livello si vede nel LAD. C'è qualcosa lì sotto? Potete spoilerarmi? Possono esserci gemme segrete anche nei livelli bonus? No, no, ok. Grazie. Un piccolo spoilerino, grazie. Ah, ok. Vedo adesso. Ah, va bene, va bene. Ciao Benedetta, buona domenica. Ma noi la prendiamo con filosofia.
cazzo! Mi ero, per un attimo ho dimenticato che avevo l'Uka Uka, stavo saltando sulla TNT, volevo saltare per attivarla. Tipo ho preso la gemma coi frutti Wumpa? O c'è un altro stadio ancora, boh? Grazie per il follow. Aspettate che vi leggo un attimo. Poi alcuni livelli hanno delle gemme che senza guida io non so come si facciano a trovare. Non ti spoilerò nulla, ma lo vedrai tu stessa. Il problema nei livelli è che sono quasi tutti lunghi eterni. Beh, cazzo, questo è il primo. Cioè, 104 casse sono tantissime. Veramente tante. Grazie per il follow. Beh, farmi porconare più di Sunset Vista. Ok, le ho prese tutte. Oddio. Ok. Grazie Ezio. Le gemme ti permettono di sbloccare delle skin. Ottienile rompendo casse, raccogliendo Wumpa, trovando gemme nascose. Le gemme nascose. E completando i livelli usando meno di 3 vite. Quindi le ho prese tutte, 40% frutti Wumpa, 60% frutti Wumpa, 80% tutte le casse, sono morta 2 volte e la gemma nascosta. Nascose, cancella. Comunque grazie mille Andrea, un bacione a te, ci vediamo in differita. C'è anche la gemma per la quale devi morire meno di 3 volte. Ciao Etne di Serp. immagino. Ok. Allora. Specter! Ah, ma subito così non vado neanche al menu, tipo? Ciao World Coast, non farti illudere dal primo livello. Sì, beh, ma non è che un gioco crash da 2 secondi, lo so benissimo che i primi livelli sono una cazzata. Non ho cominciato a rompere i maroni. Grazie Specter. Ok, allora, qui abbiamo 86 casse. Cos'è sta roba? 25. Niente cavallerizzi in chat. Mi resettano gli Aku-Aku ad ogni livello? Ah no, sono morta. Cazzo dico, sono morta. Hmm.
Infatti non è più facile spaccare tutto. Però il fatto che ci sia il cerchiolino di dove atterro è molto comodo, no? Bradley Cooper secondo me deve ancora arrivare. Ruota stando fermo, ma chi è che ruota stando fermo con le TNT, scusa? Insomma, è una bestiolina di Ori. Devo prendere il martello. Easy Bradley. C'è anche l'opzione per toglierlo il cerchio. Beh, perché? Se ruoti stando ferma rompi la cassa sotto senza fare. Ah, in quel senso lì, ok. No. Visto che servono i frutti Wumpa. Porca troia, ce ne sono anche, eh? È vero, anche i topi della nave di LeChuck assomigliano. Mi manca Andros. Però mandatemi il link del vostro OnlyFans. Uno schemino? Oh. Infatti. Oh no! No!
voce del culo. Mi ha salvato che ho preso la gemma? Porca troia, sta minchia. Ecco, io su quei set ci sono rimasto un bel po', te l'avevo detto che sarei riuscita a fare tutto subito. E sono morta dopo, infatti. Maledetto. Oh, cazzo! Ma io stavo esplorando! Non è mica giusto! Stavo guardando in giro ed è subito partito. Ho saltato senza controllare. No! Che culo. Okay. Incontra Lani Loli? Fatto tutto, 40%, 60%, 80%, tutte, massimo 3 morti nascosta. Quindi a livello solo una gemma c'è di nascosta? Solo una? Ciao Chris, nei vecchi mi sa che non c'entra, contavano le casse spaccate dai mostri. Beh no, sì, nel 3 di sicuro, nell'1 col masso non so. Ciao Matteo. Sì, beh, nel 3 sì, tipo il dove quando ti inseguiva il dinosauro, sì. Ok. No, 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 non esiste. Non è assolutamente possibile. Lani Loli? Se le maschere quantiche sono qui, allora vuol dire... Le maschere quantiche? Ehi, Jacob, come te la fa... È un barco quantico quello? Sembra essere una specie di porta tra le dimensioni. Sì, sì, che andrebbe tenuta chiusa. Dobbiamo entrare, metterci in cerca, trovare i miei fratelli e chiudere tutto prima che qualche imbecille con un piano e un ego smisurati faccia una monumentale sciocchezza. Questo piacerà tanto ad Ezio. Ha spianato la strada al nostro brillante futuro. Una volta completato il mio generatore di varchi, il dominio su tutto il tempo e lo spazio sarà finalmente nelle nostre mani. Engine Embryo, avevate qualche vostro progettuccio da illustrarmi? Padroni, il mio prodigio creerà per te una minchia di ipnotizzati. E la mia pozione mi li renderà inarrestabili. Bravi, bravi, divertitevi. Con le pistoline a raggi. No. Le pistoline. Accelera il passo. Stando ai miei calcoli, i nemici sono già in marcia per attaccarci. Ma noi, infine, vinceremo. Mamma, che brutto che è entropi. Salve Cybanks, se non vuoi backseat scrivi un... un messaggio lo tengo pinnato in alto comunque. Vai. La migliore boss fight del 3. Cortex senza Mago Forest non è più lo stesso. Era Mago Forest? Sai che non lo sapevo? Era il signor Michele Foresta? Ok. Mm.
Niente consigli e aiuti se non richiesti. Ci sta. Esatto, ci sta. Potresti farmi questa cortesia. Tanto il coglione che arriva dentro a rompermi i coglioni arriverà di sicuro. Solo nei giochi dei titani è raddoppiato da fuori. Ah, ho capito. Ma hai giocato, quindi non ho idea. Grazie, Specterino. Allora, prova una skin. Ah, finisci il gioco. E sentite? Carino. E usare Crash o usare Coco mi cambia qualcosa? Perché io starei su Crash. Faccio il patriarcato. Allora, è un'altra cosa. Un minuto e 22, un minuto e 40. C'è qualcosa più avanti che mi rende più facile fare le reliquie, tipo, che ne so, scarpe veloci o roba del genere? No, niente, tutte abilità. Quindi diciamo potrei magari buttarmi avanti con le reliquie fuori dalle live. Perché se devo fare tutto il gioco anche con tutte le reliquie bla 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 ci metto un botto. Sblocchi la tripla giravolta. Sì, però io avevo solo chiesto se c'erano dei trucchi. Bastava dire sì, no. Vabbè, non è uno spoiler, ma porco Dio. Se mi volete anche dire tutto. Dai, sa fare l'imitazione bene del Mago Forest? Ok. Non solo devi prendere il platino, anche per forza. Per forza? Va bene. Sentite, ci penserò poi, intanto andiamo avanti. Allora, Aio Galapagos, da buona sarda devo citare. Su Steam la coccarda viene data sul server tutto in live. No, dirmi queste cose, amo. Quindi ci servono le altre maschere per chiudere i varchi? Esatto. Ora, mio fratello Akano è qui da qualche parte. Come cazzo si fa? Vieni a grande show! Cercavate le vostre preziose maschere? Ed ecco l'imbecille di cui parlavo. Tranquillo, tra noi c'è questa dinamica consolidata. Noi combattiamo, lui perde. Non questa volta. Ti ho procurato un esclusivo pass per poter assistere di persona al backstage della mia arma di percussione di massa. Non perdetevi lo spettacolo. Sì, che l'ho scoperto. L'ho scoperto forse con le in trilogy. Dottor Engine da Engine. Embryo. Le cose che dici, boh, 153 casse, porco Dio. Vabbè, dai, siamo pronti. Let's go. Fatto suo fratello Akano. Ma mi state prendendo per il culo? No, hentai non c'è, sai, non penso. Esatto, Engine.
Cioè, cazzo, qua se devo switchare è un casino poi. Chiudi il vecchio engine. Va bene. Amo sbloccare la roba a caso. Porino. Preparate perché è una certa, lo switch tra i poteri sarà cancerogeno. Immagino, mi ha già rotto i coglioni adesso. Ho avuto proprio il tempismo. Devil Stoy. Ci sarà il pulsante. Forza, dai. Ciao Simo. Spero che non ci fossero altre casse. Ah. Sbagliato tastino. Ah, esplodono lo stesso. Vabbè, oddio, sì, ma sono al terzo livello perché sono lunghi eterni. Un cazzo di senso sta cosa, solo per farti vedere i poteri, ma chissà che roba del genere. Beh, cazzo, il primo livello aveva 104 casse, che chissà se il numero è stato scelto casualmente. Aspetta, c'è. Chi è che ha il sorriso stampato sulla faccia? Io no. Mi sa che ho visto una gemma, ho visto male.
Mi pareva di aver visto una gemma. Oh, ho visto malissimo. Lì qua a me è merda. Odio i ponti di casse anch'io. No! E smettila di saltare! Esibizione sta. Ah! No! C'è una cassa! C'era una cassa! Sai a me cosa ricorda la Farm Robotics di Spyro 2? No! Vabbè, fanculo. Vabbè, finiamo il livello. Vabbè! No, non volevo morire. Non volevo morire. No! Quella là sopra. No! Dannazione. Vabbè. Andiamo a morire. La ledette casse. Ma andiamo a finire il livello. Grazie per il follow. Facciamo un po' di pratica. Non così. Praticamente ho l'occhio a Gasparri. Ciao Lorenxis. Meccano. Praticamente fa l'ultimo. Vabbè, facciamo, magari prendiamo i frutti Wumpa. Così vediamo anche il livello bonus. Interessante.
Se ci sono due casse di TNT, se le rendo trasparenti non esplodono tutte e due. Porca troia, minchia, minchia. Fin là ci arrivo. Vabbè, ma c'era anche la cosa, ok. Allora no, non è così. Ok, posso raggiungerla con la cassa dopo. E tipo le morti nel bonus vale come morte o quelli o come negli altri li posso rifare quante volte voglio? Grazie per il follow. Cambia. Firefly di Batman. Dio Cristo. Non devo premere il porco dio di cerchio. Ma comunque non c'è niente di qua. Quindi devo andare per forza di qua per le casse. Ok. Buona sapersi. Fammi impazzire, Engine! Però cazzarola, sono lunghi eterni! Ecco, i frutti Wumpa sono abbastanza generosi, no? Ciao Filippa. Ciao bello. Dovevi tenere le casse. Ah, ho rotto le casse? Quali casse ho rotto? C'erano delle casse qua, non ci ho fatto caso. Ah, c'è il tasto della nitro. Ok. Va bene.
Allora lo rifacciamo un attimo. Al volo. No, comunque allora cosa cazzo ho visto nel punto dove pensavo di aver visto una gemma? Mi sono fatta di troca. Mi sono fatta di troca! Mi invito Full Rush di Stormy Ashen, ma con l'emulatore eri super nervosa. Beh, Stormy Ashen è la morte. Allora, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Stavo già morendo male. Quindi... Stasi! Comunque già in questo senza aiuti è difficile che le prendi tutte. Ma io ci provo e in caso vaffanculo. In caso pazienza. Ricordo con amore le bestemmie di Nick. Ciao Salvo! Sì, è qua, è qua. No, a me veramente per adesso mi sta stupendo veramente la lunghezza dei livelli più che altro. Cioè, sono lunghissimi. Ma porco zio! Il bidone! Ah sì? Perché sai che quel periodo lì Lorenxis non lo ricordo per niente? Ho tipo un vuoto di memoria, quindi no, non mi ricordo assolutamente. Il mio Skype oltretutto del canale l'ho chiuso. Ho fatto l'accesso dopo un bel po' e porca troia. Non lo so effettivamente se mi fa male la TNT. Porco zio, se mi fa male. Quello non ne ho idea. Mi ero salvato il video di Stormy Ashen. Beh, ma c'è ancora. Se ben ricordo non fa male. Come sta sembrando al momento? Ti hanno svelato casse e gemme nascoste? Eh beh, sono al terzo livello. Quindi... deduco che non ho ancora visto il peggio. Dopo sono preoccupatissima. Dov'è il mio Bradley Cooper? Zio, se premi devi premere solo una volta, altrimenti ti prende l'input del comando e ti cambia corso, va bene. Veramente bisogna premere l'input una volta solo perché tanto te lo tiene. Ma come cazzo si faceva? Come ho fatto prima a raggiungere quella lì?
Ma misteri della fede, Dio Cristo. Dai, fammi andare nella ringhiera. Dio boia. Come ho fatto prima a prenderla? Beh, aspettate. Muori? Muori? Tanto le vite. Prima l'hai saltata, infatti. No, la prima volta che sono passata l'ho presa. Così, bisogna fare così, saltare sulla cassa e rifare il doppio salto. Ok, ok. Va bene. Vabbè, che qua a sto punto mi studio un attimo il livello e poi andiamo avanti. Dopo è fastidiosissimo il doppio. Voi l'avete giocato in italiano o in inglese? Che sono curiosa. Quando salti su quella pianta poi panciata. Dice all'Akbar? In inglese, perché ormai sono vecchio brontolone e non sopporto i doppiaggi. Ma sai che anche io quasi quasi sto pensando di metterlo in inglese? Perché anche a me sta urtando i nervi il doppiaggio. E magari in inglese fa schifo, eh. La giravolta, arco zio, perché quella lì è inutile che mi rompo tanto le palle a fare 1-2-1-2 per prendere tutti. Tanti frutti Wumpa ce ne sono in abbondanza. Visto niente, non avete visto niente. Tipo sembrerebbe che... qua tocca per forza. Ciao Mattia! In italiano, ma di questo gioco non ricordo quasi niente perché l'ho giocato in un periodo non molto felice. Oh, mi dispiace. Gris Monkey mi può succhiare il cazzo che non ho, va bene?
performance così elettrizzante che rischierete la combustione spontanea! Per curiosità, quanti livelli sono? Ah cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Vediamo. Meh. Va bene. Ci ritorneremo. Mi fanno ridere i giochi che ti forzano a giocare in italiano a meno che non cambi lingua dalla console nel 2023. Meglio due casse che una. Ok, dai, andiamo avanti. Ci torneremo poi. 30 più 30 speculari, quindi sulla sessantina. L'unico gioco che merita... Esatto, l'unico gioco da giocare in italiano. Crash compattatore. La chiave delle scale. Quelli più belli a mio parere sono atterraggio d'emergenza e ora di punta. Bei nomi. Ma si è tolto la forfora, cosa cazzo ha fatto? Nastro flashback. C'è niente. I livelli con i personaggi aggiuntivi sono la morte. Ciao Budelbuen, salve, bentornato. I nostri livelli sono fantastici, super fanfervif, ma fantastici. Tu che cazzo vuoi? Allora, ci sono delle cose che bisogna tenere conto, molto importanti. Ma sto cercando di guardare in tutti i cantoni. Ma che bel culetto che aveva. Qua c'è un segreto, me lo sento. No? Esatto, i ruti sono un consiglio non richiesto. Appena ti rompi cambia gioco o continua a porconare. Esatto, il root è una cosa molto importante. No, peccato. Ho fatto una cazzata perché se c'era qualche cassa con i frutti Wumpa li ho persi. Infiammami tutta.
no. Ma no, la panciata. Ma ah, c'è tipo un muro invisibile quando riesco ad andare più in alto. Volevo saltare sopra la cassa, ma... ah, perché c'è il tubo di rientranza. C'è la rientranza dei tubi. La prospettiva fa un po' cagare qua, eh? Chi è questo bello figone Mega Mix? L'ingresso allo spettacolo è gratuito. Prima arriva, prima finisce a pezzi. No, non c'è niente di là. Ah, piattaforma rossa. La nitro. Quella madonna. No, che farabutti. Cioè, subito sulla cassa della TNT sono andata. Eddio, la prospettiva è andata appositamente male per rompere i coglioni. Dici? Mega Mix era un cattivo nato dalla fusione di tutti i cattivi? Ah, non so quanto possa servire, ma se fai la panciata all'apice del doppio salto riesci ad arrivare un pelo più in alto del normale. Serve se ti sei dimenticato delle casse in alto. Ah, dici per avere quello scalino in più? Non so, mi sembra troppo facile, secondo me c'era un segreto, ma vabbè. Perfetto, già perso le casse, grandioso, benissimo, madonna. Vabbè, i frutti Wump, per curiosità, voi che ci avete già giocato, i frutti Wump vi hanno mai dato problemi? Perché mi pare che comunque l'80%, cioè, siano abbastanza generosi, che puoi lasciare fuori il 20%. Ciao Pizza Pirate! Engine, bravo maialone.
Penso per bilanciare le difficoltà. No. No, se c'è una cassa sopra mi incazzo. Non volevo romperla. Vabbè, non lo saprò mai. No, per quello ho mai avuto problemi. L'unica cosa erano le vite. Ah, pensavo di essere più indietro. Guarda, così almeno posso. No, vabbè. Come non detto. Perché no? Perché no? Faccio la giravolta allora, più della vacca. Sì, vabbè, sembra che vomiti, porra stela. Noto che stai giocando la modalità facile della prima run, hai fatto anche bene così, smadoni un pelo meno. Sì, oh, c'era, mi hanno fatto scegliere tra avere le vite infinite oppure averle contate, e quindi ho scelto appunto le infinite anche per andare a velocizzare il tutto. Tanto i livelli li devo fare più di una volta, quindi. Ma porco di quel zio, ma che gittata c'hai? No, ma senti, ne? Fanculo, Frank lo butta in culo. Fate bene ad essere gli schiavi di Engine. Spero che ve lo butti in culo. Sicuramente siete passivi. Porco zio, ci vuole tanto, no? No, lentamente, Engine. Molto lentamente. La modalità con le vite contate alla prima run è follia. Ah, mi è venuto spontaneo usare il trucco, il potere di cambiare la cosa, ma no, queste qua sono sicuramente un pulsante da qualche parte. Ciao Usoland! Madonna, è tantissimo che non ti vedo da queste bande. Ciao! Ciaone! Sì, mi sto contenendo. La prendo filosoficamente, tanto i livelli li devo rifare più volte, no? Quindi va tutto bene. Si sbaglia, si imparano i livelli. 3, 4, 5. Hopla, hopla. Allora, e 5, no, no, non si preme cerchio in volo, non si preme cerchio in volo. Ma il tasto bevi nella reward è per farti fare uno shot, no, bere di liquidi. Però se continuo così, quasi quasi vo a turma una birra. Vado a prendermi una birra. Quasi, quasi, quasi.
Vero, uso poco Twitch ma recupero quindi quando posso sempre sul tubo. Grazie carissimo. Quindi così dopo, una volta che si torna indietro, almeno si hanno tutte rotte. Uno, due, tre, quattro, cinque, hop, hop, come on! Uno, due, tre, quattro, cinque, come on, Jill Cooper, come on! Hopla! Dov'è l'altra cassa? Ah, era qua sopra. Ok. Ok. Dimmi se sei simpatico, ti lascio vivere. Madonna. Madonna, dalla prospettiva mi sembrava di aver dimenticato una cassa. Mamma, c'ho una voglia di vedere cosa c'è di là. No, dai, direi che non c'è niente. Si posso andarci là sopra? No. Porco zio! Mi sono dimenticata che c'ho sto cazzo di potere. Forse là sopra sì che c'era qualcosa. Forse ci posso tornare dopo. No, siamo su PC. E non sto giocando difficoltà difficile. Sto giocando difficoltà facile. Mi sono distratta per vedere la palla che rimbalza. Era troppo carina. Era troppo troppo carina. Ma troppo. Non potevi andare là sopra perché era un percorso ottimizzato. Adesso parte l'atrosclero. Che Bosco, è tranquillissimo Crash, cosa dici? È tranquillissimo questo gioco, coccolosissimo. Ma giù ci deve essere qualcosa. Ci deve essere qualcosa giù per forza, me lo sento. Aspettate, voglio andare a vedere, voglio andare a esplorare. No, voglio andare più avanti e vedere.
Devo levarmi assolutamente questo dubbio amletico. No, sembrerebbe esserci solo le piattaforme per loro. Giustamente Tifette quando vede le palle si emoziona, esattamente, esattamente. Il 4 soprattutto. Mattia, bello di Tiffy. La grandezza è notevole. Chissà il sudore estivo del sottopalla. Ma no. Ma. No, c'è qualcosa là sopra, ok. Schizza, Crash, schizza. Infatti, qui... Fa che voglia di buttarmi nel vuoto. Per vedere... Non ce la farò mai ad arrivare fin là. E invece power to the people. Power. Ciao Mifune. Non ho assolutamente visto la gemma nascosta. Ecco una cosa, magari me l'avete detto ma non vi avevo letto i commenti. Le gemme nascoste possono essere nei livelli bonus? Possono esserci? Che brava ciò, grazie. Solo che io ragazzi mi sto pisciando addosso. Devo andare a fare un attimo pausa pipì. Yes.
In che senso, Yessa? Non che mi ricordi. Ok, più che altro così almeno escludo delle piattaformine. Nastro flashback? Vabbè, mi dite dopo, vado in bagno e arrivo. 2 secondi di pausa, raga. Ah, ragazzi, quando lo stress di... Vabbè, ricominciamo. Quando lo stress di Crash Bandicoot ti affligge, devi assolutamente prendere un rinforzino. Kinder Pinguì, per la vostra salute, per il vostro colesterolo... Niente, volevo fare la pubblicità occulta, ma no, mi serve qualcosa di zuccherato. I nostri flashback sono nei livelli bonus, dove per ottenere la valutazione migliore devi arrivare in fondo distruggendo tutte le casse, ma non hai vite numerate e non ci sono nemmeno le prove a tempo. Sono carini perché ti spiegano un pochino la lore pre-Crash 1 di Crash Coco. Ah, e lo posso fare subito? Dio porco, che buono il Kinder Pinguì, ragazzi. Kinder Pinguì. Si torna agli anni 90. Gioca al nostro flashback, aiuta a Crash e Coco a superare i malefici esperimenti di Neocortex. Allora, metto giù un attimo il Kinder Pinguì. Bello! Alleluia, è andato via il rompicoglioni. Che io di duro voglio avere solo qualcosa quando sono arrapata e non rotture di cazzo.
Dio porco, che voglia di Kinder Pingui che mi hai fatto venire. E me li sono comprati ieri, perché giusto per rendervi partecipi. Oggi sono... Oddio. Grazie per il follow. Giusto per rendervi partecipi. Sono anche tranquilla oggi, perché volevo tipo incazzarmi a bestia e dire c'ho anche il ciclo, quindi state zitti. Invece dai, sono anche tranquilla. Ti regaliamo un sex toy su MySQL. Ma io l'ho chiesto al mio compleanno. Se non sapete cosa regalarmi, cioè non a voi nello specifico, ma in generale, se non sapete cosa regalarmi, fatemi un buono da My Secret Case. Un ciclo ottimizzato. Assolutamente sì. Ok. Ho finito il mio Kinder Pingui. Perché se non lo sa, nel caso non lo sappiate, quando noi donne abbiamo il ciclo, c'è la tendenza ad aver voglia di cioccolato. Proprio perché appunto si perdono sostanze nutritive. Lo terrò a mente. Quindi ecco, se avete a che fare con una donna incazzata nera perché ha mal di pancia al ciclo, Kinder Pingui e siete a posto. Guardate, vi devo insegnare tutto io, porco zio. La bamba era economica negli anni 80. Secondo me era tanta, ma era più costosa. Noted, assolutamente. Manco a farlo apposta 2 giorni fa, ho ordinato per la prima volta da My Secret Case tipo un pasqualone estivo. Figo. Anche perché non è periodo di saldi. Ci sono i saldi anche lì. Ah, io avevo un'altra soluzione. Ovvero, sia più esplicito, signor Matteo. Ci porti il gameplay del Cocco Game. Quelli che... Ma io non li conosco sti giochi. Vabbè dai, sono pronta ragazzi. Porca puttana! 3, 6, 9, 10, 11, 21 livelli, nastri flashback. Dio canaia de Dio! Mi dissocio. Registro dell'esperimento, primo test sul soggetto. Ah, perché Crash è stato fatto in laboratorio? Sono fatte per essere rotte, non sono una barriera impenetrabile. Modificherò i prossimi test. Che voglia di metterlo in inglese, ragazzi. L'unica cosa di impenetrabile... No, non esiste niente di non impenetrabile, perché in caso sacchetto in testa si fa festa. 1, 2, 3, 4... 5. Pizza for cat, hello, good afternoon, my dear pizza. How you doing today? I'm doing good, I'm making Popeyes. I see. Are you back home from the club? Did you drink something interesting? Or beer as usual? Please tell us, pizza, please. You say this failure is your savior? Ah, è ancora vivo? Interessante. Uno, due, tre, quattro, cinque! No!
Ma che cazzo di doppiaggio è? Ma cos'era avvenuto? Embryo, rianimatron, per favore. Cioè, ma come, che cazzo di doppiaggio è? Quasi quasi lo metto in inglese, veramente. Ottieni una reliquia flashback. È una reliquia, non è una gemma. Just beer, I see. Sta mangiando braccio di ferro. Non è che sto Cristiano va al club tutto. Oh, scusami, No, rispondeva. Bene. Popeye was supposed to have a movie coming out 4 years ago to celebrate its 100th anniversary, but the film got cancelled. Such a shame that Popeye's never got out. Is there... No, non la dico perché stavo dicendo una cazzata come niente. No. Non la dico. No, non la dico. I see, pizza, I see. Manca Ezio. Ezio sicuramente metterà stop a questo punto qua, che è stato interpellato, e metterà la foto porno, vedrai. Boh, allora qua ho fatto tutto. Ma cosa si è annusato il culo? Qua ho fatto tutto, allora, praticamente. Cioè, semplicemente prendere tutte le casse e via. No, peggio. I think I saw a Popeye movie once, not in theaters though. Allora, sono pronta, in viaggio. Il Kinder Pigui sta cercando di tornare su. Popeye has such big arms. Does he have a big dick as well? Mi sento... No, noi guardiamo solo 3 metri sopra il cielo, perché tutti sanno che Step deve stare con Babi. Oddio. Sapere se c'era una cassa sopra, fiodena puttana. Lo saprò alla fine, ma va in culo, stronzo. Uffa, adesso resterò con l'ansia tutto il livello.
No, non resterò con l'ansia tutto il livello perché sono morta. Dio cane. Non c'era niente! Adesso poi a fine livello tra 3, 57 minuti. Sulla freccia scendi giù, ci sono 5 casse. Che freccia? Questa qua. Ah, ok, grazie. Allora, aspettate, facciamo una cosa, però. Comunque, signor Devil, Daryl, è la mia prima volta. Sono verginella. Quindi, grazie per stavolta per avermelo detto, per avermi aiutata, però... Se perdo casse, pazienza. Essendo la prima run, tanto ho anche lasciato dei livelli indietro. Finisco i livelli, vedo, eccetera, ok? Ti ringrazio per l'aiuto, ma... ma se perdo casse li recupero in seguito, grazie. Tanto scommetto che le perdo altre. Intanto la prima rana è già la gemma rossa. Sì. Perché? No, non ho capito. Non ho capito. Ad ogni cassa persa bisogna regalarle una sub. Ok, ciao. Lo fanno apposta queste streamer. Perché io le colorate alla prima non le ho beccate. No, beh, era facile. Cioè, non me l'hanno neanche detto la chat. Ma se vai a fanculo, Engine. Oh, altre palle. Queste casse esplosive. Oh. È presto il bonus. I suggerimenti sulle casse sono come messaggio privato con le donazioni. Engine vuole gli schizzi, ma secondo me qua mezza chat vuole gli schizzi. Chi è contrario alzi la mano. Io sono uno schizzatore, e non puoi essere versatile e farli tutti e due. Scusatemi un attimo. Ah no, è tutto a posto. No, porco zio! Cioè, l'ho fatto 2 secondi fa. Non devo attivare il tastino.
Eh no, non esulto perché è il mio lavoro. Ok. Stavo contando le casse della nitro per vedere se... Ma meglio. Percepisco si stia per arrivare a commenti sui percorsi ottimizzati. No! No! Guarda che, guardate che i percorsi ottimizzati vi banno tutti, eh. Dio boia! Dio cane! Mio zio l'ha finito in blind run senza un braccio con il pisello fuori. Posso avere il contatto di tuo zio, per favore? May I? Dico niente, Diokan. Dico niente. Dico niente. Mi sono emozionata per lo zio. Amo, ti mando su Telegram un video di YouTube tutorial su come innalzare i tuoi nemici. Essere meno un'abba? Essere meno un'abba, ama. Piccola info, se un mob ti distrugge una casa, stai tranquilla che non ti sei dimenticato. Eh sì, sì, l'abbiamo visto prima. Se ti serve un oggetto nell'ambiente per trovare una casa nascosta, non fanno così tanto gli stronzi. Se ti serve un oggetto dell'ambiente per trovare una casa nascosta, non fanno così tanto gli stronzi. Ah, ok. Plot twist, ero io lo zio. Mi vai bene lo stesso, Gianluca. Non è vero. Facci vedere il pisello, Gianluca. Pesughi papere. Non mi convince. Vabbè. Il Gabibbo ti chiede una foto del cazzo. Tu che fai? Gliela mandi! Gliela mandi, cazzo! Ciao Lautaro Dragon Crosby. Ah. Te lo dico per darti fastidio, stronzo. Basta cercare di go, esatto.
Uh-huh. Oh yeah, daddy. Deduco che là ci arrivo da più in... Ah sì, vedo uno scivolino. Ma porco zio! Aspetta che... no. C'è anche il video del Gabibbo che fa il cocker. Esatto! Giuliana! Ok. Ma no, non ha un cazzo di senso. Devo arrivarci dall'alto. Upsi! Dell'occhiolino. Eh no. Così, ok. E mo per spaccare quella? Oh, forse quando trovo il tasto della nitro che fra male, forse mi spacca anche la cassa con la freccia? Forse questo intendeva Mattia prima? Sì, lo so che scende la piattaforma a destra. Yes. Ok, la distrugge la nitro. Ok, ok. Ah, ok. Visto che ci sono un botto di prodotti Kinder estivi senza glutine, ovviamente tranne il pinguì. Mi spiace. Porco Dio, ho sbagliato tasto. Ah, pensavo non sapevo. No, no, sono tornata indietro perché c'era la cassa con la freccia. Porco! Ok, volevo vedere se spariva. Coordinazione di una nonna. Ah! L'ho visto tardi. Che poi non c'erano altre casse lì, no, non c'erano altre casse. Sì che ci sono invece, Dio cane. Ci sono le casse. Ho detto vado avanti perché tanto la gemma l'ho presa. Ma ci sono due casse là sopra. E ho il telefono distante. Dopo guardo. Ti stai immaginando il piacere nel fare questo percorso per le reliquie? Sì, tantissimo.
Mi si sta già asciugando la figa a pensarci, maledizione. Ma allora, miglior spettacolo della vita, e schizza, adesso va bene tutto, ma Engine qua, ragazzi miei, è in astinenza da secoli. Ma quanto cazzo sono lunghi sti livelli? Cioè, sono a... Boh... No! Spero che mi abbia rotto le casse. Sto già porconando malissimo. Sì, ho sbagliato addirittura a saltare. Porco Dio! Mi sono bloccata. Sempre il terrore di dimenticarmene una mi farebbe incazzare, ma tanto. Che poi, scusatemi, devo per forza prendere tutte le gemme in un'unica soluzione? Cioè, se io adesso tipo ricomincio il livello per prendere solo quella di morire massimo 3 volte, fa lo stesso, giusto? Stiamo aspettando quel momento. Ma sì, ho sbloccato skin. No, puoi prenderle come ti pare. Ok. E quella roba lì del morire cos'è? Prendere tutte le casse con meno di 3 vite? O semplicemente morire meno di 3 volte nel livello? Quindi uno rusha e senza morire? Chiedo per la stampa. Quindi ininfluente dalle casse. Ma non avevo sbloccato un nastro? Ho letto tuffo dal pacco. Per avere la coccarda in sé devi prendere tutte le gemme in una botta sola tranne quella nascosta. Sì, basta morire massimo 3 volte nel livello.
Ho capito. Vabbè. Ma il, scusate, ho preso un nastro, dove me l'ha dato? Dove me l'ha dato? Me lo son perso. Ah, eccolo qua. Soggetto numero 218. Registro dell'esperimento. Primo test sul soggetto. Ma non l'ho già fatto questo? Ma infatti, quello avevo già fatto. Questo devo fare. Cogliona! Hai cliccato l'altro. La finalizzazione del Bandicoot è stato un successo. Se sopravviverai test di forza e intelligenza, lo promuoverò a generale del mio esercito. Cioè, gli farai il lavoro di cervello. Non capitare. Ah, cazzo, è nitro! Pensavo, l'avevo confusa per TNT, giuro. Questo non mi promuove suo generale. Gli altri giocatori li promuove, me no. Cortex dice no, sto cazzo. Eh sì, questo è il tempio dei serpentini del primo. Serpente, esattamente. In effetti, bellissima la chicca del 96 nella cassetta, l'elezione di Bill Clinton, importantissimo per Crash Bandicoot. Ah, è stato quando è passato in corridoio finché Bill Clinton veniva succhiato dalla Monica Lewinsky? E Coco Lewinsky. Prima a far così. La cassa nitro è una tecnologia promettente, ma va approfondita prima di implementarla. Ed è qui che entri in gioco tu. No, ok, dai, ce la dovrei fare a farla tutta in basso poi. Yeah.
Pensavo di farcela, sono onesta. Guardate, ci sono delle casse là sopra. Sto stronzo. Cresce lo spermatozoo che fu ingoiato al tempo. Cazzo, questa sì che è una vera lore. Avete visto? C'erano delle casse sopra. Le ho viste saltando adesso. No, forse ho capito. Allora, facciamo il nostro percorsino. Vediamo se è un fail o no. Ciao tripla B. Spacca. Volevo usare la quella con la freccina. Perché lo straccio? Devi lasciare le due casse con la freccia per dopo. E ci arrivo? Ah beh, in effetti sì, non c'è nitro vicino abbastanza. Ok. Sì, madonna, ci arrivo, sì. Ok. Ma dopo questi livelli qua sono tutti così, aerei così? Giusto. C'è la freccia, dio cane! Se ci vado sopra salto! E se c'è lì la nitro fra male, cazzo! Che pirla! Yabaya! Yabaiazza, can! Perché ha schizzato nel vederti cadere? Esatto, ha schizzato. Schizzano tutti qua. Schizzo male. Okay.
Madonna, cioè un po', un pelo più nel bordino, cioè un pelo di più nel bordino la prossima volta. Cosa c'era? Cosa diceva il messaggio? Che sono curiosa. Sono molto curiosa. Vi ricordo i suggerimenti, solo il messaggio privato donando 10 euro. Ok. Vabbè. Ale, tuffo dal pacco. È una boss fight? Ma cosa c'è Engine così come primo boss? Non penso, dai. Allora, miei pazzi Engine come primo. Unite le vostre manine deformi in un bel applauso per Rockabot! Preparatevi a essere percossi, Bandicoot! Ah, forse gliele devo buttare? Stai rovinando il mio assolo! Smettila, 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 smettila! Stai attento! Non ti piace il death metal? Cos'è, Guitar Hero? Porca. Fatto sta che sono meglio gli originali, ovviamente. Ah, state parlando degli altri Crash. Ah, ma fa il checkpoint? Cioè, qua si passa da un estremo all'altro. Livelli stradifficili ad avere il checkpoint? Ma non ho mica capito io. La Peppa. Oh cazzo, sono andato troppo indietro nel bordo. Che fail. Madonna, addirittura. Addirittura di prepotenza così. Scusa.
attaccato Fiji e Jin con la sua arma di percussione di massa. Gliele hai suonate. Posso dire una cosa? Sto provando un po' di cringe. Forse sto diventando troppo vecchia io. Ma come si fa a chiamare un fratello Akano? Com'è possibile chiamare un fratello Akano? Ok, abbiamo finito, no? Il gioco, siamo vicino a... Siamo vicini. Akano Best Maschera, mio Dio. Allora, sono indecisa cosa fare, ragazzi. Andiamo avanti o recuperiamo quello che mi sono dimenticata qua? Maronna, volevi, volevo. Che poi non c'è un salvataggio? È solo salvataggio automatico. Mamma, sto male. Forse ora comincerò le bestemmie vere. Cosa facciamo? Faccio scegliere a voi. Recuperiamo e andiamo avanti. Nel livello in viaggio c'è una gemma colorata, magari recupera quella. Avanti. Avanti, Amior. Ok. Fai come ti dice il cuore. Però diciamo, se è colorata... Ma, però aspetta. Le gemme colorate non sono... Non si vedono qua nel menu. Me l'avevate anche detto, però... Fidati che se cominci a recuperare non finisci più. Se non sai dove sono non lo recuperi mai nella vita, mi disp. Ok, allora andiamo avanti. Però... Vabbè, andiamo avanti. Allora, cosa abbiamo qua? Il bottino chiama. O il bottino chiava. Che bella la skin piratesca. Però anche perché sono già quasi le 5. Dio canaia dio, non ho praticamente fatto niente di livelli. Neanche un'introduzione su chi è il cattivo di quest'isola. No, eh. Allora, riassumendo, mi avete detto che per le reliquie a tempo non servono particolari cose, semplicemente abilità. Quindi, guardando bene, potrei farle già adesso le reliquie col tempo, giusto? Giusto? Ditemi sì o no se mi sbaglio. Salvini, esatto, Crash amico di Salvini. In teoria sì. Perché stavo pensando una cosa, le reliquie potrei registrarle giocando off live. E appunto quelle le metto come video a parte sul canale. Ah no, c'è il potenziamento scarpe veloci. Niente allora. Damn it. Niente allora, aspetterò. Coccarini! Sono carinissimi. No, le scarpe veloci non ci sono nel 4. Ma mi prendete per il culo? Chi è che sta prendendo per il culo? Chi no? Mettile non elencate sul tuo Patreon. Esatto. Donate 10 euro. E vi sblocco le parti con le reliquie.
È che c'è troppo ed è tutto ridondante se devi finirlo. No, io so che non ci sono le scarpe veloci, c'è un potenziamento simile che ti permette di andare più veloce. Ah, quindi mi aiuta. Perché se devo porconare per fare i platini è inutile che lo faccio subito, aspetto fine gioco. Ok. Immagino quanto saranno carinissimi quando morirai molte volte per colpa loro. Ma è mezza rotta sta cassa? Ah, sembrava tipo diversa. Se diciamo tutto poi le spoileriamo il modo. No, no, a me basta semplicemente sapere se c'è un modo che mi rende più facili i platini. Sì o no? Se la risposta è sì, devi finire il gioco, aspetto, perché è inutile perdere tempo provando a farli prima. Se la risposta è no, li registro off camera. Quindi la risposta è sì, c'è qualcosa che mi aiuterà. E allora aspetto, è inutile. La Peppa Madonna. Però. Ok. No. Quack. Chi è sto topolino? Ma questo è cattivo. Codio! In realtà anche per me. Ah, io spiro, manco mi ricordavo il secondo, quindi. Io sono team del primo. Non si riesce bene a capire che giro facciano. Ciao Old Nero, torri acquaria del cazzo. Sicuramente c'era qualcosa sopra, me lo sento. Ti ho salutato il nero, ho fatto finta. Fa prendere? Non dovevo morire fino a qua, ragazzi? No, ho perso il link dell'OnlyFans. Prendere il nastro, non devi morire. Beh, senti, sono all'inizio. Ok, ci devi arrivare senza morire, come le piattaforme della morte. No, le voglio prendere. Quello non l'avevo letto. Sapete che io i consigli che mi dicono nei menu che non devo morire non li cago mai. Stile gemma verde su Lost City. No, mi sembra che non ci sia niente là sopra.
non c'era niente. Adesso posso stare più tranquilla. Ma porco Dio! Dio canaia de Dio! Luamaro! Scusate. Scusate! Ah, ci picchia! Come sono stata distratta con quel pirata che assomiglia a Sam, Dio caro! Dio ladro! Cioè, volevo spaccare quella, non l'ho mai... Ma, via, va, via! Ma va in culo! Zio Forseo! Oddio! Mi sono cagato addosso! Grazie mille, proprio lui! Grazie mille a chi ha usufruito dell'abbonamento. Anche grazie da parte loro. Allora, preso. Finché passa il cecchipaone. Grazie Alessio. E qua si era detto che ad ogni cassa mancata c'è una sub, quindi... Grazie mille. Ti stai perdendo un po' di bastieme. Perfetto. Grazie! Buon bestemmiamento, grazie! Cazzo! Ma non si vede una minchia, Dio caro! Dio porco! Non l'ho mica letto! Cioè, l'ho letto tardissimo! Una minchia si vede, Dio Cristoforo Colombo. Fa riflessi. Ci vogliono i riflessi dei ventenni qua. Mica dei boomeroni come me, Dio Cristo. Ma zio boia!
No, vabbè. Adesso però, Zio Tran. Quelle là sono state proprio ingiuste. Zio Porseo, aiuto! Non c'ho i riflessi, sono vecchia! Sono vecchia! Difetto di 10 anni fa l'avrebbe fatti occhi chiusi, sta roba, sono vecchia! Zio Porseotto! Madonna! Pizzutetta, dov'è il mio Edward Cullen? No, Edward Cullen, il mio Bradley Cooper. Ritiro immediato dalla patente dei platform. Aspettate. Salviettina eduatante. Oh signore, Granny, mia nonna. Ah, oh, signore. Ho bevuto. Pausa tattica. No, c'ho la... Mi sto lavando le manine. Che fa per attivare i cheats. Quali cheats, ama! Adesso vedete come prende tutte le casse. Certo, come no. Ok. Pronta. Madonna. Uno, due. Nadio cane! Maremma bucaiola. Che bello questo livello. È bellissimo. No, dovevo stare sotto. Maremma. Cosa? Dopo guardo perché non vedo. Stai pensando al film di Popeye e non riesci più a concentrare. Hai ragione. Il cazzo fa schifo. Il cazzo fa schifissimo. Viva la figa. Ah no, devo saltare e poi andare giù. Va bene. Sì, che può
poi magari mi dimentico una cassa e tutto è inutile, ma intanto noi facciamo pratica. No, no, via. Il cazzo fa schifo, viva la figa. Da oggi in poi il cazzo mi fa schifo. Non ci crede manco Crash. Concentrazione, il cazzo fa schifo. L'abbiamo fatta? E c'è Locally? Ma la figa è chi la castiga. Ma ha detto Dio Khan. Ecco cazzo, due percorsi. Che fioi de navacca. Ma porco zio. Dai Lotti, la gag dove muore a ripetizione ci ha fregato. Ora mostraci la vera skill. Cuoricini. Puccioso. Allora, qual è il percorso più facile? Questo sembra più facile. Ci debba arrivare, forse ci arrivavo anche da sotto, ma ci andiamo. Cazzo! Che bello, guarda come schizzano tutte queste piattaforme. Ci posso arrivare da in fondo, va bene, va bene. Ho fatto fuori un topino. Vanno a cagare tutti e due i percorsi. Ma questo sembra un po' più facile tornare indietro. Guess so, I think. Maybe. Che Dio porco. Aciderbolina. Sono proprio infami in questo gioco. Molto molto infami. Vabbè, va in culo. Ma Dio cane. No, invece mi sa che alla fine è più facile tornare qua perché non ho piattaforme che cadono in acqua, quindi posso stare ferma ad aspettare.
fanculo, Dio canaia di Dio. Madonna. No. Tutta la mia serenità di 2 ore e 38 fa è andata. Puttana di Dio canaia di Dio. Marisa strusona. Non è vero. Adesso vi stupisco. Vedrete come finisco i livelli facilmente. Vi stupirò. Guardatemi, guardatemi che pro che divento adesso. Talmente pro che stavo finendo in acqua, ma dettagli. Ciao Nick! Ciao bellissimo, Diahane! Come va? Prendiamo i frutti Wumpa! 1, 2, 3, 4, 5, vai in culo. Sono usato a coglioni. Boh, non dovrei essere che altro tanto. Non sono frutti Wumpa, sono mele. Dio canaia di Dio. Con la fava girata per il caldo, ma è tocca. Peffo. No, oggi qua, in questi giorni qua, rinfrescato abbastanza, si sta decentemente. Almeno si respira. Tomare vacca. Dai, cool, te parea. Sicuramente c'è una cassa là sopra. Dovevo sicuramente fa così. Fa così. Qua se non c'è un pulsante della nitro che fra male. Ah, eccola lei, dai. Per forza, perché altrimenti le da bastieme. 3, 4, 5, 6. Sì, ok, ci sono tutte. Zio canaia di Dio. Ok. Se l'ho trovata io vuol dire che era molto facile. Si è alzata la telecamera però. Vabbè. Così vedo se ci sono casse che non ho controllato. No, non c'erano casse, orco Dio. Sensazione che questo livello mi stia inculando. Avevo visto delle casse dove? Forse di lì.
è possibile una cosa del genere, dai. Niente, volevo fare la scorciatoia, volevo fare la FIA. E invece niente. Ma questo dove sbuca? Qua dai, ce la faccio. Nadio cane! Sì, sì. Tanto già i livelli devo rifarli mille volte. Ci manca solo che non metto le vite infinite. Ma io se non posso far così. Che fa prima? Non c'erano casse di lì, no. Ah, non lo volevo manco beccare. Fabbro plays guitar. Ciao, buonasera. Buona domenica. Che bravo. Potevi spaccarmi le TNT però. Crash che sembra a me all'Aqua Village l'altro weekend. Ho sempre il terrore che me ne manchi una. Perché se ne mancano due va bene. Se ne manca una no. Beh, è stato facile come livello. Sono morta pochissime volte. Cavallerizzo l'odiatore della Serbia. Dio porco. Allora, facciamo subito la cassettina. Sempre il buco di culo strettissimo. Mannaia, mi perdo sempre il disagio. Comincia pure. Potete farlo anche in mia presenza, non siate timidi. Voglio assistere al meme, non vi bannerò forse. Porca troia, oggi non è arrivato Edward Cullen, madonna. Mi spiace. Dio porco cane!
Dio boia! Porco! E Dio il male! Oddio! Il soggetto risponde favorevolmente ai Goomba dopo aver rifiutato ogni altro cibo. Quello è andato. E quello è andato! Prendi anche per il culo, Dio boia! Grazie, eh! Mi è venuto in mente adesso che spacca tutto. Signore! Una delle poche cose che ricordo di sto gioco è che mi è successo un bug dove nonostante avessi preso tutte le gemme non mi ha dato la gemma dell'80%. Nonostante tutte le volte che ho rifatto quel livello prendendo tutte le casse non ho mai ottenuto quella gemma. No, io porconerei per molto meno. Ma stanno urlando o belando in sottofondo? Embrio, portami un frutto Goomba. La sessione del Bandicoot ha fatto venire voglia anche a me. Mamma va, padrone, la tua energia. No, non importa, puoi pulire tu. Nani? Non so perché, ma qua sento che... Ah no, dai. Pensavo fosse tipo un'inculata. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Come on! No! Oh sì! Sì! E invece sì! A meno che non ci sia qualcosa qua sopra che mi incazzo. No, dai. Sembrerebbe di no. Spoiler, Cortex con la cagarella dopo aver mangiato un frutto Wumpa il boss finale. Ecco, mi hai spoilerato tutto. Maledetto. Ma in teoria in quel caso non basterebbe fare logout. Ah, non ho idea. Ok, let's go. Che poi non c'è un modo per andare direttamente ai negozi. Beh, vabbè. Cascarci in pieno. No, ci hanno catturato. E che è sta qua? E chi è questa persona? Scusate. Come ha fatto entrare questa persona? Ma chi è? È un furry. Tenete duro, arrivo! Madonna, scusatemi, non è quella del primo? La gnocca che salvi nel primo? Buba. Oddio, ho aperto la calcolatrice.
Chissà perché. Ah sì, è la gnocca del primo. Ah, non è la scivolata lei. No! Queste cose non mi piacciono per niente. Vuol dire che mi perdo mille casse. Peccato, devo andare via quando c'è Mommy Tona. Grazie per essere passato, Nick. Ma io volevo fare male all'uccello. Ma che cazzo è diventato il braccio di Devil May Cry? No, a me questi poteri qua mettono ansia. Perché mi fa venire in mente che perdo migliaia di casse. Vedi, lo sapevo, Mattia, lo sapevo. Se vediamo gente bella, non andate in troppi club a fare serate a baccavagliare qui, non siamo mica il signor Pizza noi, Ciao Nick, buona domenica, bello. Via del Rio, stanotte club e bignotte. È tipo la modalità facile. No, no, io sono in ansia pazzesca. Addirittura. Addirittura. Ma vai in culo, Dio cane! Questi qua, Dio buono, sono la mia nemesi. Sono in ansia! Io nel club solo a slogarmi la mandibola in bagno. Mattia, I love you. Non posso usare il rampino. Ma è perché a livello tutorial o in linea di massima ti avvisano quando ci sono le casse da usare RT. Ma va in culo!
attenzione che spunti sempre. Esatto, il problema è far comparire il prompt al punto che vogliono loro, Dio boia. Adesso capisco. Il maciavallo squaletto. Questo è stato soddisfacente. Spaccare la cassa di TNT. No, ma secondo me mi sono dimenticata casse. Occhi sul bersaglio. Meno male, stavo già porconando. La signora slancio, ma non così tanto slancio. Vabbè dai, clippate. No, non si clippa. Ragazzi, un attimo di pausa. Vado a prendermi una bottiglietta d'acqua e a fare pipì di nuovo. Arrivo, eh. Che poi facciamo l'ultima mezz'oretta di live. One moment.
Eccime! Cazzo, è vero, 4 su 3. Faccio continua, dai. Grazie mille. Cosa, Tana? Ma sei diversa. Tu non vieni dal nostro universo. È un piacere rivedervi, ragazzi. È passato molto tempo. Ci siamo persi di vista anche nel tuo universo, eh? Sì, in un certo senso. Che c'è? Siamo tipo morti. Cosa? No, no, assolutamente no. Allora, come va nella vostra dimensione? Beh, come sempre. Una banda di scienziati malvagi vuole dominare tutte le dimensioni. Ah, allora che cosa cercate? Cristalli? Gemme? Maschere? Divertente. Beh, buona fortuna. Aspetta, tu non vieni? Mi dispiace, io lavoro da sola. Ma vi darò una mano ogni volta che posso. E anzi, direi che l'ho fatto. Oh. Se voglio mi do un problema. Sei nel furry? Sì, ho un problema. Sempre, sempre molto tranquilla l'ama. Tana ha le sue cose di cui occuparsi. Gioca la sua linea temporale per scoprire come la sua strada incrocia quella di Coco e Crash. Cioè? Esatto, ha le sue cose. Secondo me nel suo universo non era la fidanzata di Crash ma di Coco. No, ci sta. Che palle. Ci sono tanti livelli con questa. Perché a me quella foto del rampino mi mette l'ansia e mi fa cagare. Molto cagare. Se vogliamo proprio dirla tutta. Ok, questo posto spacca. No! Ma la nitro! Ah, in curva, là. Non si è rotta dopo. Ciao Specter, mi viene la nausea a rivedere sto livello. Ah, signore. A mancarmi. Ma vai in culo! Oddio, boia! Aspetta, proviamo a ricominciarlo. Dio patato. Dio impestato.
Ok, questo posto spacca!5. Ok, non so in base a cosa dipende il tempo. A volte si spaccano subito, a volte no. Boh. Cederbolina. Le nitro non le prende, eh? Wow, c'è una gemma lì. Ah, semplicemente così. Mi volevo complicare la vita più del previsto. Era più semplice di quanto sembrasse. Se rimbalzi e poi passare un dato tempo si rompe subito, altrimenti no. Sì, lì c'ero arrivata, ma a volte sembra che sia abbassato abbastanza tempo, me la dà. Wow. Questa versione qua c'è già stata in qualche gioco, l'hanno creata per Crash Bandicoot 4. No. Ma vaffanculo! Manco l'ho visto! Come ho fatto a non vederlo? Nuova per Crash 4.
Bendicoot avvistati! Attiva dell'apocalisse! Madonna, quanto cazzo è lungo ancora sto livello? Madonna, roba che muoro. Crash. No, vabbè, me l'ha presa. Mi fa da fare una doccia e poi corro da Clay. Devi vedere quando tiro fuori la spada. Tengo comunque sottofondo, ma vi saluto già. Grazie mille per essere passato, Mauro. Un bacione, buona domenica, buon inizio di settimana, buon tutto. Sono contenta, abbiamo fatto tutto questo livello di merda. Ma non mi piace usare la tizia. Non mi piace. Già si perdono casse normalmente. Poi sto con sto cazzo di rampino. Vedere come vari personaggi e anche per allungare il brodo. Per rompere i coglioni alla tifetta. Sicuramente l'hanno programmato per rompere i coglioni a me. Ma in tutti i livelli c'è un nastro? Non penso. Se me lo sono perso non ho visto. Molo per surf elettrici. Che ansia. Boh, direi l'ultimo livello, ragazzi, per oggi. Poi andiamo tutti a fanculo. No, però devo assolutamente giocare qualche sera della settimana, altrimenti non lo finisco più. Non lo finirò mai sto gioco. No. Ah, lo dice nella schermata. Non ci ho fatto caso. Sono quello principale, ma comunque dovrebbe farti vedere. Ok, ok. Dopo io torno a svangarmi i coglioni sulla modalità difficile. L'hai finito, Ama? Sei a caccia del platinozzo?
Ah no, non è una gemma. Come ho fatto a salvarmi? C'è anche nel menu de... Oh. Ah, sì, probabilmente c'è l'icona, ci sarebbe l'icona grigia della cassettina, tipo qua non c'è la cassetta. Ok, ok. Io sto nerdando di brutto su Zelda ed è una settimana che devo fare una quest, ma mi perdo ad esplorare e fare altro. La magia degli open world. Quella Peppa, cosa credi? Che sono nata ieri? Uno squaletto che lancia le sciabole. Io c'ho... ho vissuto l'era dove gli scienziati ti lanciano le provette e tu gliele rilanci nel culo. Yes, mi manca solo il trofeo della modalità Final Fantasy. Che è quella che stai facendo? Oppure quando l'hai finito difficile ti sblocca un'altra difficoltà? Oh no, cos'è? Cos'è? Dai, boom! Oh! Ricordi da Crash 2, boom! Il livello sbagliato, sì, cioè non era questo, sì, c'è l'icona della cassettina. Volendo io posso tornare indietro? No, peccato. Arrivo, ti reggo, ama. No, no, la modalità nel nuovo gioco più con gli amici di livello alto, come Final Fantasy VII Remake praticamente. Nel gioco normale il livello max è 50, lì può arrivare al 100, a parte con gli amici tipo... Ah sì, sì, come Final Fantasy VII Remake. Agente di divertimento, che palle. Che palle, ciao Super Ciccio. Che palle! Cos'è quella roba lì sotto? Ah, ma sono andata velocemente per un cazzo, non ce n'è solo uno che passa. Forse mi sono anche dimenticata le casse dietro. Nice. Ti è piaciuto? Hai lasciato una cassa dove? Ah. Solo che dovete ricordarvi che tra me e voi ci sono 7 secondi di delay.
Quindi se mi dite la cassa dovete dirmi più o meno la zona, perché in 7 secondi faccio tempo ad arrivare su Marte. Ma vaffanculo! Bravo Super Ciccio. E torna un pochino indietro. Ah, ok, grazie. Ok. Arigato. Ok. Questo c'ha un sacco di casse. No, la gemmina verde. Sul serio, tipo, le gemme colorate quante sono fattibili senza guida? Tipo la gemma verde, onestà, sono stata io imbecille a perdermela o era tosta? Sono curiosa. Adesso mi direte che sono io Nabba, ovviamente, per il meme, però confido nella vostra onestà. Confido. Oddio, grazie per il follow. Qualcuno può fare lo screen o la foto, per favore? Uno che viene sullo stream mio per vendere i biglietti dei pinguini. No, questo è il nuovo meme, per favore. Per favore, qualcuno ha fatto lo screen? Please. Non è difficilissimo. Il bagarino! Che mi dà mente? Ok. Le uniche fattibili sono rossa e blu, secondo me. Le altre non me le ricordo. Beh, la rossa era molto facile. Cazzo! No, anche perché ha rispettato anche la netiquette. Ha anche messo il follow. La gemma nascosta qua. Perché mi ha cambiato la telecamera? No, quella verde io l'ho trovata a culo, sono onesto. È nel livello il viaggio che mi dicevi prima? Perché se vi va, prima di finisco questo livello, prima di staccare la recuperiamo. E se mi date magari un indizio. Questa musica da neomelodico. La ottieni nella parte di crash del livello della topolona.
Allora è un altro colore. Solidarietà, io glieli comprerei sti biglietti. No, è stato meraviglioso. Gabibius, ti amo. Ciao Cortex One. Ma che cazzo! Ma tanto mi hanno detto che non si può finire, no? Esatto, gemma verde. Vediamo se c'è qualche cassa particolarmente nascosta, tipo qua. Ok, giusto per info. Belandi! Sopra, eh no, non so se questa cosa può servire magari nei livelli più avanti, boh. Ok, non vedo niente illuminarsi di lato. Piattaforma, pochissime casse, perché, beh, oddio, sono a 150 adesso. Ah, pensavo che andandoci col turbo lo uccidessi, sono onesta. Ok, l'ho presa. Ah! Ok. Ah! Roba viola per terra vomitata. Oddio. Louise. Che cazzo!
Sì, beh, ma dai, cazzo! Ma vaffanculo! In effetti con la sfida a tempo bisogna, cioè, bisogna arrivare qua in fondo. Madonna, sai fallire qua in fondo. Dai. Ma vaffanculo, scusami. Ma vaffanculo! Ah! Ah! Amici! Quanti tentacoli grandi che hai per penetrarti meglio! Finiamo di rompere coglioni, grazie. Solo 15 casse, forse, giù di lì, nella gemma, vabbè. Incontra Akano. Quando l'ho incontrato Akano? Akano? Ah! È qua! Akano! La buona e vecchia materia oscura! Attento, Crash! Pesa più di quanto... Oh, bene! Ti sei svegliato! Ottimo! Due maschere prese! Ne mancano due! Il mio livello di panico è diminuito! Era circa 10, ma ora si è attestato, diciamo, sul 9,78 periodico! Ah sì! Questi Bandicoot vogliono aiutarci! Bandicoot, segui. Va dritto al sodo, eh? Mi piace questo tizio. Akano. Akano di poche parole, ma... Mi piace. Ok, allora, mi avevi detto, Mattia, il viaggio, giusto? Il viaggio, c'è una gemma colorata. Ok, allora, vediamo. Allora, un piccolo indizietto, quanto è nascosta e roba del genere. Di Akano nella fase finale quando cresce dentro la ruota da criceto. Ok. Ok. Lo show del secolo! Stasera alle 22. Allora, rascio perché tanto vado solo a prendere la gemma colorata. Se
Vedrai una nitro solitaria. Ok. Forse è andata un po' troppo veloce. Ma vaffanculo, dio boia. Questi li odio, sono la mia nemesi. Ma va in culo. Ma vaffanculo! Ma qua non c'è neanche mezzo frame di invincibilità, madonna. Ma vaffanculo! Dopo sono cretina io, morirò sempre negli stessi posti, oltretutto. Ok, comunque penso di aver capito. C'è una cassa di nitro falsa. In realtà è una bella gemma. Cugino! Ci ho provato a tagliare. Ok, allora adesso ci arrivo al punto e allora... Non volevo fare la panciata, ma... Allora, vediamo. Una nitro solitaria. Anche guardando i cartelli. No, no. Grazie. Però...
se avessi voluto sapere come fare, avrei detto: Mattia, in che senso devo ingegnarmi per vedere come spaccarla? Non avevo chiesto come farlo. Ma va bene. Oltretutto neanche l'avevo visto che stava lampeggiando l'ultima volta. E oltretutto il signor è quello del percorso ottimizzato. È quello del ciclo ottimizzato! Abbiamo la gemma verde ottimizzata, grazie. Va bene. Non ci avevo neanche fatto caso che avessi che fosse illuminata comunque l'ultima volta, sono onesta. Ok. We did it! Dopo non so se dovessi finire, avessi dovuto finire il livello. Ok. Continua. Allora, non ho lasciato cassette in sospeso, vero? Oh sì. Oh sì, le ho lasciate in sospeso della cassetta. Ah sì, però la facciamo l'ultima volta, dai, altrimenti... Contro un bombato? Ah. No, è che... Allora, mi ha salvato da sola? Cosa vuol dire passa e gioca? Ah, ok. Ok. Ciao Noctuino. No, più che altro avevo chiesto un indizio per la gemma. Senza dirmi direttamente come fare. Adesso ho capito l'indizio di Eterax spazzatura. Il punto in cui si nascondono le gemme è proprio spazzatura. Adesso ho capito, era un indizio che io non avevo manco colto, però non ho detto, non avevo chiesto di dirmi dov'era, ma va bene dai. Ci saranno altre gemme colorate che si possono prendere, fa lo stesso. Più che altro ero appena arrivata davanti alla cassa, neanche avevo provato a vedere cosa potessi fare, sono morta subito dopo, perché involontariamente sono andata troppo avanti e sono finita nella gabbia. Va bene, pazienza. Esatto, i consigli solo su donazione. Mi donate 20 euro? No, scherzo. No, va bene, dai. Allora, io non so però come muovermi, ragazzi, nel senso... Allora, io off live non faccio niente. Vado avanti online. Però direi che ci conviene forse eventualmente continuare avanti così, giusto? Vado avanti, finisco i livelli, miro a finire il gioco e poi riprendiamo in mano tutto, giusto? Perché allora le reliquie è inutile che inizio a farle. I livelli di recupero è inutile che li faccio. Sì, ok, dai. Allora facciamo così. In tutte le, adesso le dirette farò solo i livelli. Quelli che riesco a finire al 100% li faccio. Direi che andiamo avanti così finché non finisce tutto, va bene? Allora, però, se continuiamo di sto ritmo qua, lo finisco veramente a Natale. Devo assolutamente... Quelle insane? Cosa sono quelle insane? Porta pazienza, mi riesci a spiegare? Tranquillo, Lautaro. Tranquillo. Doesn't matter. Cosa sono quelle insane? Mi puoi dire? Beh, intanto... Non è mai successo per adesso che in un livello mi sono dimenticata una cassa.
due in un livello me ne sono dimenticate e il resto le ho prese. Prendere tutte le gemme in un livello in un colpo senza morire. Aspetta, no, non sto capendo. Allora, posso provare a farle, allora, cioè, nel senso, mi dite che queste reliquie e insegne le posso fare magari off live e consistono nel prendere tutte le gemme in un colpo solo senza morire. Quindi devo prendere 80% frutti Wumpa, devo prendere... Tutti 80% frutti Wumpa, tutte le casse senza morire. Quindi voi mi consigliate che magari i livelli che ho già finito al 100%. Ah, quella nascosta no, ok. Ok. Praticamente mi state suggerendo i livelli che sono riuscita a finire per adesso al 100%, forse sono due. Dite che magari posso già buttarmi avanti e fare questa reliquia insane. Senza morire, prendere tutto. I primi due, insomma, forse effettivamente i primi due, quelli della Topona, di Tona, Tana, Tona, Tonia, Cicina, quella lì, forse quelli lì, ok, quelli lì magari li posso registrare, tengo la parte da una parte, così faccio magari contenuti extra da mettere poi sul tubo eventualmente, ok. E sentite, l'ultima cosa, le reliquie di platino in rispetto agli altri Crash Bandicoot, ok? Quanto sono più fattibili qua? Perché io le reliquie di platino negli altri Crash in generale, cioè, sono molto poche. Quelle dorate, sì. Come al solito le morti del bonus non contano, devi solo spaccare tutte le case senza morire. Le reliquie di platino sono come quelle d'oro negli altri ok. Pensavo fossero tipo tempi supremi. Ok, questo mi rincuora un pochino. Ancora non hai visto la cosa... Ciao! Ah, c'è ancora qua Mauro. Ancora non hai visto la cosa più noiosa, però. Forse me l'avete citato prima, i livelli a speculari. Ma mi sa che forse me l'avevano già detto anche quando è uscito Crash 4. Qui non c'è Zaffiro Oro e Platino. Oro, Platino e Tempo degli Sviluppatori. Sì, Tempo degli Sviluppatori! Possono succhiarmi la minchia gli sviluppatori. Sì, sei andata lunga. In che senso? Esatto, livelli invertiti. Quando li sblocco... Quelli no. E volete dirmi che ci sono i livelli invertiti e devo prendere le stesse identiche cose? Il Crash non so altro, ho preso una sola gemma colorata e l'ho rivenduto dopo aver superato l'ultimo boss. Ah, non ti è interessato fare altro? Io ne ho battuto uno di tempo sviluppatore, mi pare, uno solo però. Al secondo boss mi sembra. Volete dirmi che mi sbloccano i livelli invertiti? Ah, perché sono tornato. I livelli invertiti devo riprendermi anche poi tutti i frutti Wumpa, tutte le casse? No, ditemi di no. Ditemi che devo solo arrivare alla fine del livello. Oggi niente pizzutetta. Come esatto?
Ciao ragazzi, grazie mille per la compagnia. Farò in modo di fare qualche diretta serale, ovviamente più corta, non 3 ore, ma magari qualche due o tre livellini a sera, ok? Quindi potrei capitare qualche volta di sera. Potrei capitare qualche livello a sera. Ragazzuoli, grazie mille per la compagnia, grazie di cuore. Ci becchiamo alla prossima diretta. Ciao, buona domenica, buon continuo di settimana.